negli anni, attraverso l'impegno delle persone, dei governi, forse non di tutti, in tutto il mondo si sono fatti passi avanti per poter arrivare al riconoscimento delle coppie gay. Credo che lo scopo primario delle normative debba andare nella direzione di migliorare l'integrazione delle persone, perché anche attraverso le leggi noi creiamo discriminazione e facciamo in modo che le persone non si sentano a proprio agio all'interno dei propri paesi. Quindi a migliorare l'integrazione delle persone LGBT, lesbiche, gay, bisessuali e transgender. Un'integrazione che deve poter essere assicurata a più livelli, legale, sociale ed economica. Con questo progetto di legge di iniziativa popolare, finalmente il Consiglio Grande Generale porta in aula un dibattito importante che spero possa portare, attraverso quelli che sono gli iter previsti per l'approvazione di questo progetto di legge, all'approvazione del progetto di legge in questione senza storture e modifiche, che vadano nella direzione di modificare invece l'intento dei promotori di questo progetto di legge. Quanto indicato proprio all'articolo 1, definizione di unione civile, recita: l'unione civile è il contratto mediante il quale è regolata una comunità di tipo familiare, composta da due individui maggiorenni dello stesso sesso o di sesso diverso, al fine di organizzare la loro vita in comune. Pertanto lo scopo di questo progetto di legge è quello di andare ad inserire nel nostro ordinamento una regolamentazione sulle unioni civili, aperta a tutti gli individui e che non discrimina nessun individuo, ponendo una soluzione normativa di fronte alle difficoltà delle persone che vivono diversamente un rapporto di coppia al di fuori di quello che viene stabilito dalla legge 49 del 1986, riforma del diritto di famiglia. Difatti all'articolo 1 di quella legge, definizione del matrimonio, recita: il matrimonio è l'unione di un uomo e una donna fondato su una scelta libera e responsabile basata sull'eguaglianza morale e giuridica dei nubendi. Lo Stato riconosce il ruolo fondamentale della famiglia e ne promuove il benessere. In questo modo, appunto, la legge promuove il legame, in questo caso il matrimonio, solo ed unicamente tra uomo e donna, mentre uno Stato non dovrebbe, emanando leggi, creare discrimini di sesso. Il nostro Parlamento deve, ogni qualvolta si appresta all'emanazione di una normativa, fare in modo che non si crei disparità di trattamento tra le persone, che vadano poi ad alimentare discriminazioni tra le persone stesse. Lo Stato chiede ad ogni cittadino di contribuire, magari pagando tasse, o di partecipare quando si va ad elezioni, ed in altri momenti chiede, senza distinguo di sesso, partecipazione attiva e contributi economici. Pertanto non credo che nel momento di una scelta di vita in comune ci debba essere una legge che determini, attraverso una discriminazione sessuale, chi e come possa intendere una vita di coppia. Nella relazione allegata al progetto di legge si parla proprio del fatto che le norme contenute in questo progetto di legge devono essere intese come uno strumento di gestione della vita in comune, che vada a regolamentare i rapporti tra i conviventi stessi e tra di essi e lo Stato, andando nell'ottica di regolamentare quelle che sono le unioni diverse da quelle che la legge sammarinese per ora norma. Condivido con quanto detto dal consigliere Ciavatta in seno alla richiesta della procedura d'urgenza, che ha detto che la legge è stata presentata ad un incontro sui diritti civili, ottenendo da parte degli avvocati presenti il plauso per il contenuto, ritenendola migliore addirittura di quelle già in vigore, e che pertanto si poteva procedere e valutare direttamente la sua applicabilità. Ringrazio i proponenti per l'impegno preso nella stesura e nella divulgazione di questo progetto di legge e mi auspico nuovamente che non venga stravolto. Grazie. Chiediamo all'ufficio di segreteria di procedere.